Scultura gotica. Gli scultori gotici lavorano con gli architetti nelle cattedrali. I rilievi e le statue erano realizzati per essere parte integrante dell'architettura. Venivano addossati ai portali e ai pilastri, posti alla sommità di contrafforti, logge, pinnacoli. Spesso le lesene, le colonne e i pilastri erano scolpiti sotto forma di santo, angelo o profeta. I soggetti sono gli stessi che hanno popolato le chiese romaniche, ma compongono cicli più complessi. Le sculture hanno forme allungate ed eleganti. È molto evidente la linea, che accentua il verticalismo delle proporzioni, che mette in risalto i dettagli, sempre accurati, e accentua i gesti e le espressioni. Viene ricercata una spontaneità espressiva. Le figure comunicano attraverso i sentimenti della pietà, del dolore, della gioia, della paura. Le statue e colonne, poste nel portale dei re della cattedrale di Chartres, risalgono alla metà del XII secolo e sono esempi della prima scultura gotica. Hanno forme rigide, posizioni frontali e proporzioni molto allungate. Le forme allungate sono accentuate dalle linee fitte che descrivono i panneggi, le capigliature e gli ornamenti. Uno splendido esempio di naturalismo espressivo è la statua di Uta degli Ascani, di Ballenstedt, nel Duomo di Naumburg, in Germania. L'opera, che risale al 1260, raffigura la contessa che con il marito, conte Eckhard II di Meissen, era stata tra i fondatori della chiesa. Ogni particolare esprime il carattere riservato ed orgoglioso della contessa. Lo sguardo lontano, la mano destra che stringe il bavero del mantello, la sinistra, inanellata, che ne trattiene un lembo con un gesto teso. Il pulpito è una struttura architettonica posta a metà della navata centrale, da cui il sacerdote declamava l'omelia all'assemblea dei fedeli. Nicola Pisano è stato uno dei più importanti scultori di età gotica. Realizzato nel 1260, il pulpito del Battistero di Pisa è la prima opera documentata di Nicola Pisano. L'artista elabora uno stile originale che sarà punto di riferimento per i successivi sviluppi della scultura italiana. L'arte di Nicola Pisano è influenzata dalla scultura romana. Infatti, nel pulpito vengono inseriti capitelli corinzi e archi a tutto sesto invece che gli archi a sesto acuto tipici dell'architettura gotica. Nicola Pisano non realizza un semplice cassone di pietra a forma di parallelepipedo, ma un'architettura inserita nello spazio della chiesa, con la sua forma di prisma a pianta esagonale. Le membrature e le parti scultoree si trovano in perfetto equilibrio. Nicola fonde lo stile classico antico, nelle cornici e nelle figurazioni, e quello gotico francese, nello slancio delle colonne, nell'uso di archi trilobati e di capitelli a crochet, cioè con ampie foglie a uncino, oltre che nell'animazione plastica delle sculture. Nel 1302 viene commissionato a Giovanni Pisano, figlio aiutante di Nicola, un pulpito per il Duomo di Pisa. Terminato nel 1311, non mantiene oggi il suo assetto e la sua posizione originari. Fu infatti smontato nel 1600 e ricomposto solo nel 1926. La scultura copre l'impianto strutturale, sostituendo con mensole a voluta i consueti archi acuti trilobati e trasformando alcune colonne di sostegno in telamoni. La forma circolare e l'andamento orizzontale prendono il sopravvento, sottolineando la fascia continua dei rilievi che narrano le storie di Cristo fino al giudizio. In due iscrizioni, sotto i rilievi e nello zoccolo, Giovanni rivendica di essere l'autore dell'opera e si duole di molte incomprensioni e umiliazioni subite,
ponendo per la prima volta la creatività e il genio dell'artista al centro della considerazione comune. Giovanni Pisano lavora fin da ragazzo con il padre, apprendendone la grande tecnica e la cultura classica. Egli abbandona progressivamente i caratteri di equilibrio e di pacatezza che distinguevano le opere di Nicola per privilegiare i caratteri espressivi propri del gotico d'Oltralpe, in particolare francese. Elementi distintivi del lavoro di Giovanni Pisano diventano l'espressività, il senso del movimento, le tensioni contrapposte, i contrasti del chiaroscuro, gli andamenti falcati e scattanti. Il pulpito è una sorta di tribuna, accessibile mediante una scaletta, dalla quale il sacerdote parla ai fedeli. Sia Nicola che Giovanni Pisano si sono confrontati con questo tema, scegliendo il modello del pulpito isolato dalla parete, sorretto da colonne. Sul parapetto del pulpito di Sant'Andrea a Pistoia sono scolpite storie sulla vita di Cristo. Nel pulpito di Giovanni Pisano gli archi sono ogivali e i pannelli superiori sono separati da statue di evangelisti e profeti. Alla base si trovano due leoni e un telamone, figura maschile, che sembra sorreggere un grande peso. Una delle scene del pulpito raffigura la strage degli innocenti. Giovanni Pisano esprime tensione e dolore attraverso i gesti improvvisi, i corpi ruotati, le espressioni atterrite, i forti stacchi chiaroscurali determinati dal fatto che alcune figure sporgono nettamente dal fondo, con parti addirittura a tutto tondo che contrastano con le parti incavate. La composizione è basata sulle linee diagonali che partono dalla figura di Erode in alto a destra, che con un gesto imperioso ordina la strage.